La nostra amministrazione ormai da anni sta pianificando una serie di interventi mirati per assicurare una destagionalizzazione al turismo della nostra isola. I risultati sono già evidenti, solo quest'anno noi abbiamo circa 50 strutture alberghiere aperte sull'isola d'Ischia. Per tutte le tasche, dalle 2 stelle fino ad arrivare a 5 stelle extra lusso, abbiamo organizzato e programmato da qualche anno a questa parte una serie di eventi importantissimi. Quest'anno abbiamo il Jazz Winner che assicurerà, per ogni serata in una location diversa una serata jazz. E sta riscuotendo enormi successi. Anche in questo momento Ischia è invasa dai turisti perché evidentemente già da qualche anno ne stanno apprezzando delle peculiarità particolari anche nei mesi invernali. Noi a Ischia, quindi la riprova di ciò è che a Ischia non abbiamo solo mare che si può godere evidentemente nei mesi estivi, ma abbiamo sicuramente una tradizione forte enogastronomica. Abbiamo dei siti culturali che possono essere visitati forse anche meglio nei mesi invernali. Abbiamo terme, benessere, spa che sono usufruibili di un'eccellente qualità anche nei mesi invernali. Abbiamo il paesaggio che è riconosciuto in tutto il mondo, che presenta delle unicità, delle specificità che solo Ischia offre. Anche per questo Ischia ancora oggi riesce a mantenere, nonostante la crisi globale che c'è, investe tutto il mondo del turismo, riesce ad avere dei numeri importantissimi, catalizza su di sé circa un terzo dei turisti che frequentano la regione Campania, presenta sul territorio circa 350 strutture ricettive, migliaia di attività produttive e di pubblici esercizi, bar e ristoranti, eventi e locali prettamente giovanili, quindi una grande attrazione anche per i giovani. Quindi veramente abbracciamo tutte le fasce di età, tutte le fasce sociali e è appunto un po' di tempo a questa parte che stiamo assicurando anche un forte richiamo e delle forti attrazioni anche nei mesi invernali. Continueremo sicuramente su questa strada. Cercheremo di invogliare anche gli stabilimenti termali all'aperto, i nostri parchi termali, anche questi unici al mondo, ne abbiamo un po' sparsi per tutta l'isola, che anche in inverno con delle idonee attrezzature possono assicurare, ai turisti di poter godere di parchi termali veri e propri, composti da decine di piscine termali e non, che con dei piccoli accorgimenti possono essere sicuramente, usufruite e quindi possono essere utilizzate anche nei mesi invernali. Questo è il nostro programma per il futuro. Chiaramente miglioreremo ancora quelle che sono le attrazioni dovute agli eventi che, come dicevo all'inizio, già quest'anno hanno raggiunto dei livelli eccezionali.